Alla luce di quello che sta succedendo nel mondo, c'è effettivamente un pericolo per la democrazia in Europa? Certo, c'è un rischio per cui le istituzioni democratiche devono rispondere con consapevolezza dei rischi e con forza. Il rischio nasce dal fatto che ci saranno i prossimi anni di difficoltà economiche, perché come è stato detto dagli economisti che sono intervenuti nel dibattito, si prevede uno scoppio della bolla verso la fine del decennio, una lunga stagnazione, quindi difficoltà economiche per i ceti meno abbienti, e già questo crea una tensione all'interno delle democrazie. In più c'è una situazione di geopolitica, cioè di rapporti internazionali che sono molto complicati, dovuti al fatto proprio che la crisi interviene anche sulla solidarietà tra paesi. Si è visto che la politica degli ultimi 15-20 anni degli Stati Uniti sono una politica di ritiro, di chiusura in se stessi e quindi di ritiro dal mondo, diciamo così, o comunque di limitazione dell'intervento su scala mondiale. Si è vista l'aggressività economica, soprattutto economica, della Cina. C'è il pericolo di potenze nucleari che sono in mano a paesi che si ispirano a religioni o comunque a principi antioccidentali, e quindi tutto questo crea una situazione nel mondo in cui le democrazie devono essere forti, e invece in questo momento le democrazie appaiono deboli e smarrite. Il problema è, non c'è dubbio, quello dei valori, ma i valori, quindi diritti umani, libertà eccetera, ma i valori vanno poi tradotti in azione pratica e in tutela di interessi concreti, economici, e questa è la difficoltà a cui va incontro l'Occidente.